Signori, per il prossimo ricordo della sequenza ripristinata dobbiamo avventurarci in Vaticano. E qua la situazione si fa molto tosta perché... brulica di guardie. Qua non c'è nessuno, quindi possiamo andare. Ma qualcuno se va in giro così. Beh, è la fine della zona rossa, ci sta, dai. Non rompetemi le palle, vi prego. Buono. Si fa giorno, tutto d'un tratto. Siete qui per il dipinto? Sì, Patrizio. Memento mori, non usare i tetti durante il pedinamento. Ok. Va bene. Passanti in strada prima di gettare rifiuti dalle finestre e dagli sci. Non capisco l'utilità dell'obiettivo, sinceramente, però. Ripeto, sempre meglio del tempo. Cosa? Dopo stessa richiesta, l'esecuzione del condottiero Simone Occhibianchi avverrà per strangolamento. Poiché si arrese onorevolmente, glielo si concede onorevolmente. Che vuole lui qua? Avverrà a Campo dei Fiori domani alla solita Capitano. Ora. Capitano, ma la tua che è meglio? La morte ti reclama! Eccolo. Quella puttana me l'ha mandato in regalo. Non ce la voglio più. Più in casa mia. Fanculo. Merda! Merda! Saremo lieti di aggiungerlo alla collezione. Come convenuto, il maestro attende per riceverlo dalle vostre mani. Pensava di compiacere. Che culo! Dopo aver sposato un altro uomo. Gli usi di uomini e donne sono bizzarri, ma ermeti. C'ho ancora 8 pugnali. E attraverso lo studio entrambi possono raggiungere l'armonia. È evidente che non avete mai incontrato una donna come Lucrezia Borgia. Che bello, tutti i papi cardinali che fanno attività che fuori da qui fanno la gente normale, mi fa morire. Ecco qua, per esempio, l'obiettivo non uccidere nessuno poteva avere un senso, secondo me. Perché comunque i suoi simili ho dovuto far fuori in un modo o nell'altro. Secondo me qua non ci sarebbe stato male. Ok, allora fammi fare il giro da fuori. Nella foresta, animale. Buongiorno. Nope. Tanto questo via. Mi dà fastidio. È davvero? Dove si... Sarà permesso? Boh, che mi importa? Non so, devo essere stanco. Ecco, è un pedinamento che non è per niente facile questo, eh. Cosa c'è? Che succede? Maledette bifolchi. Vieni con me. Non so perché c'ho questa cosa sto gioco che tipo sfuma verso l'alto. Ok, è andato di là, perfetto. È
Ah, la Basilica di San Pietro. A posto. Beh, siamo arrivati in piazza San Pietro, sarà finito il pedinamento, invece no. Meno male ci sono sti cappelluti qua che ti danno una mano. Muoviti. Piuttosto esaustiva sta cosa. Volete concludere la vendita? Sicuro. Quella donna ha finto trasporto per sedurmi. Tutta colpa del suo sangue spagnolo. Ne sono certo. Ah, dispensate menzogne con noncuranza basandovi su poco più di un nome. Quei paesi, quei gruppi, diventano bersagli facili per i pigri e gli ignoranti. Dovreste dirlo a lei, la presuntuosissima duchessa. Puttana! Ho cambiato idea. Quel dipinto non merita di appartenere a chi che sia. No! Esamina il dipinto e cerca indizi. A meno male non lo sfregia. È il prodotto di mani umane guidate da un brillante ingegno. Trattalo con rispetto. È Leonardo da Vinci. Uccidi il coso. Insomma, quanto cazzo corre questo? Discepolo togato. Ah, è vero, questa è la missione dove... Mo ricordo. No, Ezio, cazzo! Perché ti sei appeso così? Prendetelo! È lui! Cosa vuoi tu? Ma vai giù, va. Esci dal distretto del Vaticano, ma prima. Dove l'avete nascosto il coso? Prima questo. La famiglia Ortiz. Eh sì. Aiuto, ma dove sono io esattamente adesso? Ah beh, dai. Pensavo di essere messo più nella merda. Abbia accettato di trasferirsi in cambio di un indennizzo. La nuova bottega si trova oltre il tempo. Perché quella? Ah, perché? Ecco perché è più chiara, perché è zona vietata. Vabbè, non c'è problema, noi attraversiamo qua. Un'opera fatta. È buona. Andiamo a Trastevere. Attraversiamo. E si risolve il problema. 500 fiorini, cioè meno di prima. Meno di prima, capito sti stronzi? Meno di prima, meno soldi di prima.